Ciao ragazzi, bentornati in questo inizio video. Io sono Koala e se mi vedete qua all'aperto, perché poi qua il sole si è già tramontato un bel pezzo, è perché non ho potuto registrare in questi giorni. Non perché non volevo, ma perché non riuscivo tra i compiti e tutto il resto. Ovviamente voi i video li ho visti lo stesso perché ho già programmati, già sapevo di questa cosa e quindi li ho programmati. Oggi ragazzi, il 23, cioè domani. Cioè, per voi 2 giorni fa il video l'avete già visto, però però ci sta se mi rompe. Però ragazzi, è difficile ragazzi fare lo youtuber, è difficile fare i video, non c'ho mai tempo di fare niente. Però oggi ragazzi voglio portarvi un po' su Bysurf. Credo che tutti voi conoscete Subway Surf perché è un gioco conosciutissimo, soprattutto nell'anno 2011 è uscito questo gioco. Ancora oggi è fantastico. Credo sia il primo gioco sul Play Store o sull'App Store aver raggiunto il miliardo di download. Qua ho da un po' di tempo che ci gioco. Adesso prendiamo adesso il nostro skate, aspetta qua, il giro di qua. Prendiamo lo skate super fico, super veloce. Ovviamente sto skate l'ho pagato 40.000 monete. 40.000, ecco, e vediamo un po' se lo rompo subito tra l'altro. La musica di Subway Surf è cambiata. Questa qua credo sia la più bella a parer mio, eh. Poi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io ragazzi registro quest'altro video, a parte che non ci sono più da parte, ma soprattutto perché avevo provato a fare un video ieri, però su montaggio video l'audio non viene per niente. Però in tutti i modi l'audio non viene, cioè come si dice, si è disabilitato l'audio, l'animaccia sua. Però in tutti i modi a recuperare l'audio non ci sono riuscito e quindi devo re-registrare. Meraviglioso proprio, quando è così mi viene una cosa bellissima, che è una sfiga proprio. L'altro giorno si è andato su Bysurf anche sulle 5.000 monete, anche 10.000. Ci ho messo una vita per fare 10.000 monete, ma infatti non ci riuscirò mai più. Tra l'altro il mio italiano è così attaccato che nei video non si capisce neanche. Infatti dovrei comprarmi un microfono Rode e cercare di parlare molto più lentamente. Credo sia il prossimo acquisto che farò sul canale, il microfono nuovo. Perché mi serve assolutamente. Il cavalletto, il faretto già ce l'ho, manca soltanto il microfono. Io sono a posto. Poi in futuro cambierò e credo di prendere una macchina fotografica rispetto a un telefono, semplice telefono. Lo sarà all'aperto, poi spero che la mia immagine sia perfetta e non sfocata. Lo spero veramente, se no lancio telefoni da tutte le parti, anche se ce ne ho pochi, eh. Cioè ce ne ho solo tre. Questo che sto in mano, questo che sta registrando, un altro di serva che non mi serve a niente, però lo tengo di scorta, era quello vecchio che utilizzavo. È uno vecchissimo che si è rotto sia il microfono sia il. Non mi fa più accedere perché è bloccato dall'antivirus. Perché non mi ricordo più la password. Voi direte, non te la potete segnare da qualche parte? No, io sono un genio, le cose non me le segno. Non domani avrò video lezione, per la mia gioia. Questo video non so quando lo state vedendo.
Ecco, poi questo video voi lo vedete quando io dovrò essere trovato a italiano. Io ancora italiano non ho studiato un bel niente. Dopo la gioia di vivere. La scuola stiamo cercando di fare video lezioni e lezioni normali, cioè 50% di noi sta a casa e 50% sta a scuola. Oggi sto a scuola, quindi domani starò a casa, avrò video lezione alle 8, che l'orario non cambia niente. Tra l'altro sto sopravvivendo a SuperSurf molto più del dovuto. Sicuramente non succede mai. Quest'estate io avevo programmato di andare a lavorare, dato che avevo 16 anni. E invece, che cosa ho dovuto fare? Quarantena, lockdown, meravigliosa. Quest'estate, ragazzi, l'ho passata da Dio, proprio. A parte i vlog che ho fatto sopra. Ecco, non ho preso manco il razzo, sono uno stupido. A parte i vlog che ho fatto, non sono andato al mare, non ho fatto niente di tutto questo che volevo fare. Volevo fare anche delle immersioni subacquee, ma quando mai l'ho fatto? Perché io non sto mai zitto. Ecco, ho usato una chiave, non c'è, ce n'ho 43, cioè 46, ma ce n'ho 45. Ma io non sto mai zitto nella mia vita. Soprattutto quando gioco io non sto mai zitto, dico. Ma te stai in silenzio, che cosa faccio? Io parlo! Comunque credo che questa musica sia più bella rispetto a quell'altra. Razzo! Perfetto. Prendiamo anche lo skate. Così siamo come il turbo. Senza c'era anche un altro skate che era lo skate Hot Rod. Che va velocissimo pure questo. Però tra questo e quell'altro non so che differenza ci sia tanta. Eccolo qua il razzo. Comunque credo che comunque anche se si è passato tanto tempo ci siano altre persone che giocano a SubbySurf, perché 1 miliardo di persone sono proprio tante nel 2011. Adesso non so come sia la situazione. Io spero che l'audio, porca miseria, venga perfetto e non come quell'altro. Perché altrimenti veramente io, porca miseria, raga. Altro che vol che faccio fa sti telefoni. Porca miseria. Box. Ragazzi, adesso rispondo secondo a un commento che mi ha scritto un ragazzo sotto il mio ultimo video. Porca miseria, adesso non mi ricordo il nome, però ve lo metto qua sotto. Mi ha scritto di fare Slenderman in diretta. Allora, io gioco Slenderman, lo volevo portare in diretta, non credo, perché non mi piace fare le dirette, anche perché adesso, avendo pochi iscritti, lo sapete meglio di me, anche se credo di no, perché gli iscritti io li ho disattivati. Ma perché li ho disattivati? Li ho disattivati perché solitamente al giorno d'oggi apparire all'ordine del giorno. E se tu, per esempio, hai un canale 30 iscritti, non ti direbbe, ma chi ti segue? Perché appena, ad esempio, vediamo un canale, per esempio, 1 milione di iscritti, ma mettiamoci subito, per esempio, 70.000 iscritti, iscriviamoci. 30 per 30, invece pochi iscritti e nessuno si iscriverebbe. L'anima scimmia che non preso manco il jetpack. Perché diciamo che avendo un canale pochi iscritti, credo che le persone giudichino. Vedete, poi adesso va a partire anche l'antifurto qualcuno. Quindi, ragazzo che hai commentato, ringrazio di commentato, che comunque dico sempre di commentare nei video, anche se nella maggior parte dei casi nessuno mai commenta. Vabbè, non è che, porca loca, non è che mi interessa tanto, però fa piacere quando le persone commentano tutti i video, ovviamente con complimenti, ovviamente senza insulti, perché la libertà di pensiero
va finché non cominci a invadere la propria libertà di qualcun altro, ovvero insultare. Slenderman sicuramente lo farò, ma senza in diretta, perché dirette non le so fare, perché poi non mi piace anche. Casomai dirette le farò più avanti, quando diventerò più professionale, quando capirò bene come si utilizzano i vari programmi. Però oggi come oggi voglio andare avanti così. Comunque ragazzi, iscrivetevi, ho ancora altri giochi da fare, perché tra l'altro io ogni giorno, ogni santissimo giorno, metto a cercare su Play Store i vari giochi da fare, vari giochi nuovi da fare sul canale. Tanto ne ho trovati altri da fare e credo che li farò. Ritornando al discorso prima dell'audio del video che avevo fatto, per la fine non sono riuscito neanche a montarlo perché era corrotto il file, Prende perché questo? Perché avevo usato il jack delle cuffie. Io il jack di cuffie lo utilizzo per solitamente avere un audio migliore. Perché sono scemo? Sono scemo! Sono proprio scemo, raga. Ma sapete qualcuno quando vuol dire che è scemo? Stavo dicendo, ecco se non mi ricordo. Stavo dicendo del. Ho cominciato a usare le cuffiette per avere un audio migliore. Però questo qua lo faccio solitamente con i giochi che non hanno audio. Perché per esempio questo qua che sto facendo adesso, che è su Bysurf. Ecco, non ho preso né la monitor né la. Né la chiave né il razzo. Come su Bysurf, per esempio, questo qua che ha l'audio, non posso usare le cuffie, perché altrimenti io ascolterei soltanto l'audio del gioco e voi non sentirete manco niente. Quindi lo posso fare solamente con quei giochi che non hanno l'audio, come quello là che volevo fare. Comunque, per essere un canale piccolino, si sta formando molto bene. L'altro è molto grande. Sta formando molto bene, mi piace molto questa cosa. Poi ovviamente quando raggiungeremo un tot di iscritti farò uno speciale, un bello speciale in cui faccio cose, non vi spoilerò nulla ovviamente. Stavo per morire generalmente. No, sono scemo, maledizione. Non riuscirò mai a finire questo cavo di livello, anche se i livelli di Subserf sono infiniti. Cioè non c'è un livello. Tu devi andare andare quanto ti pare lontano, perché è limitato il livello. Solo livello. Il problema è che ogni tot aumenta la velocità. Vabbè, poi vabbè che io uso lo skateboard con lo super velocissimo. Che altro discorso. Porca loca. Non so se riuscirò a fare altri video nei prossimi giorni, perché come vedete è un casino farli. Anche perché ci passo le ore sul montaggio. Non perché io sia meno bravo, che il computer non vada bene, perché il computer va benissimo. Come che ci vuole tanto a farli. Non è un gioco da ragazzi. Ci mette tanto a farli. È un po' come l'attore fare lo youtuber, perché tu sei sempre sul grande schermo, cioè se sei soltanto su uno schermo dei smartphone, tablet, computer, tv, però sul grande schermo si intende il cinema proprio. Forse farò questo nella vita. Io adesso sto frequentando l'istituto tecnico per diventare ingegnere elettronico. Ma chissà mai se YouTube mi darà un'altra opportunità. Se vado male quest'altro, grazie uccelli proprio. Mentre io sto facendo un discorso serio, voi dovete disturbarmi. Senti, più niente. YouTube potrebbe essere una seconda possibilità, raga. Sì. Se funziona, poi, io sto soltanto ipotizzando. Perché queste cose possono anche non funzionare. Spero che funzioni, perché io mi impegno molto su questa cosa. Tanto non so neanche se il telefono mi sta riprendendo per bene.
Non so niente. Qual è la comodità di avere una telecamera con lo schermo, porca loca, uno schermo reclinabile, che puoi dirti cosa fai, se messa a fuoco, se i colori sono giusti dietro. Con questo qua, il tuo telefono, questo qua non puoi fare niente. Ovviamente se ti prendi con quella frontale, però dopo ne va a perdere la qualità del video. La fortuna del mio telefono è che ha sia il faro dietro sia il faro avanti, la torcia avanti, quindi posso in qualsiasi momento accendere entrambe le torce, che è una cosa strafantastica. Un giorno farò un video proprio sul mio che cosa c'è nel mio telefono, però non sa adesso, questo è il giorno. Questo non l'ho capito, raga. Guarda, sto guardando un sacco di colore. Non capisco che cosa sta succedendo su by surf. Si è buggato il gioco. Ecco, meno male che ho preso lo skate. Non c'ha senso, c'ho il razzo sotto, non serve a niente. Un bug assurdo. Non ho mai capito questa cosa. Però adesso, provo adesso che devo registrare dei capita. Guardate la fortuna proprio, eh. Dai, che cavolo! Non c'ha proprio senso, lo skate con un razzo, non c'ha proprio un senso, ragazzi. Ma se mettiamoci anche gli stivali, tanto per cambiare. Devo cercare di trovare un altro razzo, spero. Ma che stai facendo? Cioè, io ho le scarpe e insieme il jetpack, questa cosa non c'ha senso. Io credo per sbagliarsi devo trovare un altro jetpack. Credo, non lo so, raga. Sapete qual è il problema? Che questo qua va veloce. Come avere il... eccone uno. Vediamo se si bugga. No, non si bugga. Maledizionate. Vabbè, ma sei scemo. Ma sei proprio scemo. Che ragazzi, ci sono tirando una torcia che non serve più niente. Tanto per cambiare. Era ancora un po' di fortuna proprio, eh. Poi spiegatelo voi ai sviluppatori di Sub by Surf perché mi si è buggato. Spero che il flash non abbia fastidio, eh. Spero, eh. Tanto la sfortuna. Eccolo qua. Vediamo un po' se adesso mi si toglie il bug. Allora, mi sono tolto il bug finalmente, direi anche. Tanto sto facendo un sacco di monete. Questa cosa è troppo fantastica. Un altro jetpack. Batteria scarica, meraviglioso, la gioia di vivere proprio, ragazzi. Questo telefono stava al 60%, eh. Il telefono con cui si giocano adesso sta al 60%, pensa un po' da quanto sto registrando. Un altro, tanto per cambiare. Guarda, non mi sono a spegnere in mano il telefono, sicuro, eh. Quanto siamo? 14%. Io un po' se riusciamo a scaricare il telefono subito. Nessuna acrobazia per cosa. Consiglianzi, ragazzi, perché non so proprio che cosa dire. Ecco, mi dico vaffan bene a te. Sì, sì. Non so perché mi chiama Massimo, io sono Matteo, non sono Massimo. Quante scatole ho preso? Questa quarta. 90.000 punteggio. Punteggio, ragazzi, eh. Vediamo un po' quanto sto di classifica. Curiosità, sono primo, cioè primo cacchio, sono il primo oro.
Quelle saranno 918.000, amico mio, sei fuori proprio. Io sono 90.000, sono più alto ovviamente. La cosa è fantastica. Totalizza 60.000 in una partita, senza raccogliere, saltare e tutto il resto. Oh, tre chiavi non fanno male. Comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, spero che anche voi vi sia piaciuto su Subserf, perché è un gioco strafantastico. Mi scuso se l'illuminazione farà schifo, però stiga cavoli, perché sì, assolutamente togliere questa qua, la musica, perché sennò non sente manco più la mia voce. Comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, vi scuso ancora per l'illuminazione che fa veramente schifo, però il budget è quello là. Sto registrando col telefono, quindi che cosa volete? Cosa pretendete da me? Da un MOA? Cosa dovete pretendere? Comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ragazzi di scrivere qua sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi, se giocate anche voi su Bysurf, se è carino come gioco da portare avanti nel canale, perché a me su Bysurf piace un botto. L'ho disinstallato che non mi interessava più da un po' di tempo, però adesso ci ho ripreso la mano. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ragazzi di scrivere qua sotto, di attivare la campanellina e di lasciare un bel mi piace. Vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina di Facebook e di Instagram, che ovviamente trovate sempre in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo la prossima volta con un nuovissimo video. Ciao a tutti!